Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio portare un'auto veramente formidabile per andare a farmare a Tokyo o comunque valida per qualsiasi gara a 600 pp. Quello che vi posso dire è che purtroppo è stata un po' tagliata dopo l'update 1.49 perché me la sono trovata ben oltre i 600 pp, se non sbaglio 6,12, quindi ho dovuto limitare un po' la potenza, andare ad aggiungere un po' di zavorra, ero sotto i 1000 kg prima, e in ogni caso è un'auto che è ancora molto valida per andare a farmare a Tokyo perché ha un grandissimo controllo e soprattutto è molto piacevole da guidare. E sono riuscito a fare un tempo record intorno a quando ho fatto la prova, intorno ai 2 minuti e 09, quindi siamo a un secondo più lenti della NSX, però con una mappatura impostata o su 4 o su 5 riuscirete a fare una gara completa senza rientrare ai pit stop. E andiamo a vedere prima di tutto su GT Auto tutte le componenti della carrozzeria che dovete andare a comprare a partire dalla carrozzeria larga. Per quanto riguarda altre componenti aerodinamiche, vi servirà l'alettone, quello personalizzato, poi vedete voi se è a basso, medio o alto, e la gabbia di sicurezza non c'è, quindi altro di per sé non vi serve. Le ruote, vedete che ho comprato delle ruote personalizzabili, sono con la spalla allargata e anche i distanziali, e poi come dimensioni potete vedere voi le dimensioni che volete del cerchio. Non ci sono grosse variazioni, se non erro, per quanto riguarda il calcolo dei pp. Andiamo a vedere invece il setup in tutti i dettagli, quindi sport dure, sospensioni personalizzabili, questi sono i valori delle sospensioni, differenziale anch'esso personalizzabile 6, 12, 22. Vedete che la sensibilità in frenata è aumentata abbastanza rispetto al precedente setup che avevo fatto dopo il cambio della fisica dell'update 1.49. Deportanza posteriore 197, ECU 88, 98 kg zavorra impostati a 45, limitatore di potenza impostato a 91, rapporto delle marce, mettete 3,30 come velocità di punta, è quello manuale personalizzabile, questi sono i valori delle 5 marce singole e il valore del rapporto finale. Filtro marmita collettore di scarico da corsa, sistema frenante sport che è già ottimo e non vi alzerà eccessivamente i punti di prestazione, pastiglie dei freni da corsa, controllo dei freni impostato a 3, frizione del volano da corsa, e poi questi sono tutti i componenti di elaborazione del motore e la riduzione del peso fase 1 e l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Se avete fatto tutto giusto dovreste ottenere 600 pp tondi tondi. Come vi ho detto, un'auto che frena molto bene, non prendetevi però troppo in ritardo con la staccata per non rischiare di andare a finire a muro, soprattutto sui primi giri che sono quelli un po' più bagnati. E come vi ho detto, potete utilizzare la mappatura a 4 o a 5 e andare a fare 0 pit stop, cioè potete fare l'intera gara senza dover rientrare. Questo è il grande vantaggio che vi dà. Se utilizzate una mappatura del carburante A4, state attenti alle cambiate, cercate di cambiare anticipatamente per non andare a consumare troppo, oppure mettete la mappatura A5 e correte senza grossi pensieri, dipende anche a voi come preferite correre. Secondo me un'auto veramente fantastica, anche se ha il suo costo, ma chi vuole completare la collezione delle auto prima o poi dovrà acquistarla. E questo è un buon modo per andare a sfruttarla, ad esempio andando a farmare a Tokyo. E come vi ho detto, i tempi sono leggermente più alti rispetto a quelli della NSX, che era integrale e ha una velocità di punta un po' più alta, però utilizzando una mappatura del carburante 4 o 5 potete andare a completare, come vi ho detto, l'intera gara senza rientrare ai box. Per il video di oggi è tutto, ragazzuoli, spero che questo video vi sarà utile, questo setup soprattutto vi sarà utile, e se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se volete chiedermi qualcosa fatelo pure nella sezione di commenti, appena riesco vi rispondo. Intanto ci vediamo nel prossimo video, un saluto da Tony89, ciao ciao!